Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di nutrizione degli animali da compagnia e lo faremo insieme alla dottoressa Maria Maier, che è in collegamento con noi da Roma. Buonasera, dottoressa, e bentrovata. Grazie mille, bentrovati a voi, grazie di questo invito. Dottoressa, quindi oggi parleremo di nutrizione per animali, ma di solito noi sappiamo che i cani e i gatti mangiano le crocchette, ma non è così? Diciamo, nella maggior parte dei casi è così, ancora cani e gatti nella maggior parte dei casi mangiano effettivamente alimento industriale, ma non sono crocchettivori, diciamo, per quello ci troviamo oggi qui a parlarne. Per parlare di quella che può essere un'alternativa, quindi sostanzialmente di alimentazione fresca anche per loro. Questo era fino a pochi anni fa, diciamo, una frontiera quasi inimmaginabile, mentre invece adesso esistono appunto dei medici veterinari che hanno fatto un percorso di specializzazione in nutrizione. Io in particolare coordino un gruppo di 13 medici veterinari, ci occupiamo solamente di nutrizione, quindi siamo praticamente come dei nutrizionisti per il cane e per il gatto, anche per altre specie animali come il coniglio, i rettili, diciamo, ci sono i nutrizionisti un pochino per tutte le specie, quindi siamo qui per quello, per dargli delle opzioni in più anche a loro. Quindi non solo crocchette, e quali sono allora le alternative per il cane e per il gatto? Abbiamo diverse alternative, diciamo che sicuramente intanto uno dei passaggi che io consiglio sempre a una persona che vive con un cane o con un gatto è quello di cominciare a imparare per esempio a leggere le etichette nel caso in cui voglia rimanere effettivamente a cibo industriale, in modo tale da poter scegliere effettivamente fra un alimento secco, un alimento umido migliore per il cane o per il gatto nella fattispecie. Oppure possiamo optare per una dieta casalinga, quindi sostanzialmente una dieta, di solito quando parliamo di dieta casalinga, noi nutrizionisti ci riferiamo soprattutto a una dieta composta da carboidrati, quindi con anche una componente di carboidrati generalmente cotta, questo nel caso del cane, per il cane senza carboidrati, ma comunque parliamo di una dieta cotta, oppure di una dieta cruda. Ovviamente dopo anche all'interno del mondo della nutrizione esistono tanti modi diversi di creare delle diete, esattamente come esistono tanti modi diversi di creare delle diete in medicina umana, quindi poi dopo ovviamente anche all'interno di una dieta casalinga piuttosto che di una dieta BARF, ogni nutrizionista ha un pochino il suo stampo, ecco l'idea era un pochino anche quello di cominciare a uniformare un pochino lo stile e quindi provare a proporre qualche cosa di effettivamente benefico per il cane e per il gatto. E quelli che noi, che adesso vediamo nella slide in sovraimpressione, quello che noi sicuramente vogliamo da una dieta per il nostro cane e per il nostro gatto, anche se non ce lo diciamo, perché delle volte viene dato quasi per scontato, è che debba essere una dieta sicura. Non vogliamo fargli del male. Chiunque viva con un cane o con un gatto li ama e quindi tendenzialmente l'obiettivo è questo. Quello che noi veterinari vogliamo è che sia una dieta completa e bilanciata, quindi ovviamente che non porti a delle carenze. Ad esempio, nella tabellina che vedete, potete notare come una dieta che sia composta da, per esempio, questo è un esempio, diciamo, un po' classico, come ci troviamo a viverlo tante volte, da 100 grammi di pollo, 150 grammi di zucchine, 200 grammi di riso e 3 cucchiaini d'olio per un cane di 15 kg, raggiunga effettivamente il fabbisogno calorico, anzi addirittura lo eccede, quindi questo cane ad esempio ingrasserà, ma contiene ad esempio un fabbisogno di proteine che è sotto il limite minimo che invece quel cane dovrebbe ricevere. Contiene anche poca vitamina A, poco calcio, questo per riassumervi, per dirvi che una dieta casalinga, per quanto possa essere una dieta appetibile, perché magari questa dieta comunque piacerà al nostro cane, il nostro cane non perderà peso, ha bisogno di essere ben bilanciata effettivamente per risultare adatta alla specie. Ovviamente ogni sistema dietetico ha i suoi pro e i suoi contro. Sicuramente quello che noi abbiamo con la dieta casalinga è che in generale è molto appetibile. Questo vale anche per la dieta BARF, dieta cruda, che è un pochino più complessa da gestire, però effettivamente è un sistema che provoca molta felicità nel nostro cane, nel nostro gatto. Sono molto felici di mangiare questo genere di alimenti. Da un punto di vista dei costi, non spendiamo molto di più, come vedete da questa tabellina che mette a confronto un pochino le possibili soluzioni. Sostanzialmente rispetto a un alimento commerciale, quantomeno di quelli ovviamente di buona qualità, andiamo a spendere quasi la stessa cifra, quindi non è così
non è effettivamente così complesso. Sicuramente l'industriale dove vince su tutto ciò che è la facilità e la rapidità di preparazione, quindi ovviamente un pasto pronto è più semplice da dare rispetto a un'alimentazione che invece deve essere seguita appunto da un nutrizionista e magari richiede un pochino di sforzo in più. E quello che sicuramente diciamo anche interessante, abbiamo messo anche quest'altra slide, è che a noi ci sembra quasi come se fosse una novità questo di fare alimentazione fresca nel cane e nel gatto, mentre invece in umano è quasi il contrario, quindi quasi sembra una grande novità dire che il cane e il gatto devono mangiare variato e devono mangiare fresco e variato, mentre invece in umana sembra quasi ovvio il contrario. Se noi dicessimo che una persona può vivere tutta la sua vita con un alimento sempre uguale a se stesso, senza variare mai, delle palline diciamo secche, senza variare mai neanche il gusto, sicuramente noi rimarremo assolutamente sconvolti e penso che un nutrizionista umano assolutamente non sarebbe contento di un'affermazione di questo tipo. Lo stesso vale in realtà quindi anche per il cane e per il gatto, ovvero mangiare fresco e variato fa bene tanto a loro quanto a noi. Eh sì, dottoressa, mi riferisco a quello che lei all'inizio di questa risposta ha detto: i nostri cagnolini quando vedono il nostro cibo fresco impazziscono, cominciano a scodinzolare di felicità. Quindi dottoressa, ci aiuti per favore a sfatare qualche leggenda metropolitana che riguarda proprio la nutrizione dei nostri cani e dei nostri gatti? Eh sì, davvero, la nutrizione, specialmente la nutrizione casalinga, è costellata di leggende metropolitane, ce ne sono tantissime, io l'ascolto tutti i giorni con i miei colleghi del gruppo Nutravet, veramente ne sentiamo di ogni, ma ce ne sono alcune che sono proprio incrollabili, ad esempio quella della pasta che deve essere data scotta al cane. Questa è veramente una delle grandi leggende metropolitane. Assolutamente non è vero che la pasta e neanche il riso devono essere dati scotti, meno devono essere dati sciacquati sotto l'acqua. In realtà, come noi italiani sappiamo benissimo, perché poi noi italiani siamo i re e le regine della pasta, quindi lo sappiamo meglio di tutti, la pasta, la cottura migliore è quella giusta per il cane e per il gatto, quindi non al dente magari come piace a noi italiani, ma neanche scotta. Noi sappiamo molto bene che la pasta scotta in realtà è assolutamente indigeribile, nessuno di noi ama mangiare pasta scotta, e in realtà anche l'idea di sciacquarla per lavare via l'amido non solo non serve, perché in realtà la parte di amido che laviamo via è quella più facilmente digeribile, quindi in realtà noi l'amido lo vogliamo dare, altrimenti non metteremo pasta nella dieta del nostro cane, e soprattutto appunto quello shock termico che noi andiamo a provocare nel momento in cui mettiamo la pasta o il riso sotto l'acqua fredda fa sì che diventi più difficile da digerire, quindi praticamente è una di quelle leggende metropolitane che è quasi il contrario rispetto alla realtà. Un'altra leggenda metropolitana è quella del mangiare sciapo, un'altra cosa che quasi tutti i miei clienti mi dicono quando io dico: mi raccomando, aggiungete un pizzichino di sale. Ma che davvero, dottoressa, un pizzichino di sale dobbiamo aggiungere? Assolutamente sì, il sale, il cloruro di sodio è necessario per il cane e per il gatto come per noi, ovviamente gli alimenti lo contengono in modo naturale, però siccome di solito loro vengono da una dieta commerciale che ne contiene molto, se voi di punto in bianco, dico sempre, passate da un'alimentazione che ha un sapore molto forte, un'alimentazione totalmente sciapa, magari neanche il cane più buono del mondo potrebbe piacergli, potrebbe trovarlo ovviamente appunto sciapa, quindi assolutamente insipida. Quindi queste sono un pochino le leggende metropolitane. L'altra leggenda metropolitana è la questione, per esempio, che i cani debbano necessariamente mangiare carboidrati. Sul gatto c'è un pochino di più la cultura del fatto che sia effettivamente un animale carnivoro, però appunto anche i cani in realtà possono mangiare senza carboidrati, quindi fare una dieta assolutamente senza carboidrati. Benissimo, quindi abbiamo sfatato un po' di miti. Per quanto riguarda invece la dieta chetogenica, si può applicare ai nostri animali domestici? Sì, esatto, questa anche è una, diciamo, una delle grandi novità degli ultimi anni. Molte persone seguono dieta chetogenica anche non per motivi di salute, per se stessi. In realtà noi del gruppo Nutravet abbiamo iniziato a studiare la dieta chetogenica anche per il cane e per il gatto, soprattutto legato a problemi di epilessia. Quello che vedete in foto lì è un Border Terrier, che è una razza che ha una forma molto simile alla celiachia, quindi una sensibilità al glutine molto simile alla celiachia umana,
effettivamente è una delle razze che rispondono meglio a questo genere di dieta, quindi una dieta che sia composta, come vedete nella pizza lì laterale, sostanzialmente da una grande componente di grassi, quindi c'è una componente di grassi molto importante da un punto di vista volumetrico, quindi ovviamente da un punto di vista calorico ancora di più, e poi da cui abbiamo eliminato del tutto, vedete che la componente di carboidrati è legata solamente alle verdure, non ci sono fonti di amido e quindi senza ad esempio appunto pasta, riso eccetera. Questa dieta ci ha dato grandissime soddisfazioni, ci dà grandissime soddisfazioni, nel senso che molte forme di epilessia, anche di cani e gatti che sono già sotto terapia farmacologica, effettivamente rispondono alla dieta. Questo è uno studio che è stato fatto in umana, questo di cui vi stiamo mostrando l'immagine ora, che in realtà dimostra come la modulazione, diciamo, di questa correlazione fra intestino e cervello, che può arrivare ovviamente a modulare anche una patologia grave come l'epilessia, sia diretta che indiretta. Indiretta che vuol dire? Vuol dire che da una parte ovviamente la modulazione diretta, quindi la dieta in se stessa, agisce a livello proprio di epilessia, e su questo ci sono diversi studi appunto sulla chetogenica in umana. Indiretta perché in realtà la dieta, l'altro aspetto che ha è che va a modulare le famiglie batteriche all'interno dell'intestino, che non sono cattivi appunto come dice la figura, ma anzi aiutano a diminuire l'infiammazione a livello intestinale e quindi a controllare la patologia. Tanto è vero appunto che si parla in umana e oramai sempre di più anche nel cane e nel gatto, stiamo preparando delle docenze proprio su questo anche per diverse facoltà di medicina veterinaria, di asse intestino-cervello, quindi effettivamente di questa comunicazione bidirezionale continua che c'è fra intestino e cervello, dove effettivamente vedete che uno dei componenti chiave, quello che va a rispondere al telefono, sono proprio i batteri. Quindi effettivamente noi tramite la nutrizione andiamo a influire direttamente su alcune patologie e anche indirettamente, modulando la flora microbica. Tant'è vero, questi sono sempre studi appunto fatti in umana, ma in realtà assolutamente applicabili e applicati anche in parte alla medicina veterinaria, che arriviamo ad influenzare anche la psiche. Quindi in umana ci sono diversi studi, questa immagine riporta uno di questi studi, dove dimostrano come si possa andare a influire tramite l'alimentazione su alcune patologie psichiche come la depressione, anche l'autismo, quindi anche diciamo deviazioni rispetto alla norma del comportamento, e effettivamente ci sta molto da fare anche in medicina veterinaria, tanto è vero che noi collaboriamo molto anche con gli esperti in comportamento, le nutrizionisti diciamo. Dottoressa, per concludere, la dieta BARF o cruda è vero che è pericolosa per i nostri animali? Purtroppo questa è una cosa che pensano molti colleghi, io sono convinta che dunque la dieta BARF, intanto per chi non la conoscesse, è una dieta sostanzialmente composta da alimenti crudi, vengono date anche delle ossa che sono però delle ossa colpose, quelle che vedete, diciamo quelli sono dei colli tacchino, quelli che vedete sulla sinistra dello schermo, vengono poi dati degli organi, della carne diciamo, verdure, oli e grassi. Questa è una dieta che in realtà è molto vicina alla biologia del cane e del gatto, soprattutto del gatto in realtà, ma in realtà anche molto vicina a quella del cane, e ha dei grandissimi vantaggi. Tra cui sicuramente dobbiamo segnalare il fatto che sia una dieta estremamente appetibile, questo specialmente per il cane, non è un caso, io lo dico sempre, se Pluto e tanti cani anche nei cartoni animati vengono disegnati, no, con l'ossetto in bocca, perché in realtà effettivamente il cane ha un grandissimo amore per gli ossi. È una dieta particolarmente distensiva perché effettivamente cane e gatto passano tempo a masticare, tiene puliti i denti, quindi effettivamente è una dieta che ha molti aspetti positivi. È adatta, fra l'altro, io non mi occupo in questo caso di questa specie animale, ma c'è un'altra collega del gruppo che se ne occupa, anche per i furetti. Se qualcuno ha i furetti sicuramente già lo saprà, sono molto esperti su questo aspetto. Ha ovviamente anche degli aspetti negativi la dieta BARF, e questo anche lo dobbiamo segnalare, come si dice, per onor di cronaca, che è la ragione per cui molti colleghi tendono a sconsigliarla. Sicuramente le ossa bisogna saperle gestire,
Quindi effettivamente non vanno prese date delle ossa, assolutamente non voglio far uscire questa informazione da questa giornata di oggi, assolutamente no, va fatto insieme a qualcuno che vi insegni effettivamente come fare e soprattutto anche come gestire nel migliore dei modi l'igiene in casa, perché logicamente essendo alimenti dati crudi ci deve essere una gestione dell'igiene fatta in modo adeguato. È una dieta che non va bene per tutti, quindi appunto per quanto sia una dieta molto vicina alla biologia del cane e del gatto, io ritengo che sia sempre meglio farsi seguire e farsi aiutare. Ad esempio, appunto vi dicevo, per farvi comprendere, il cane ha un grandissimo amore per gli ossi. Ovviamente se noi abbiamo un cane che ha, come si dice, un disturbo competitivo di relazione, quindi ovviamente che ha difficoltà, è geloso, diciamo, degli oggetti che lui ha o della ciotola, immaginiamoci che ovviamente essendo geloso magari di un alimento, un osso che è un alimento molto interessante, ovviamente gli darà ancora più voglia di magari difenderlo, quindi ovviamente potrebbe diventare più reattivo. Quindi assolutamente con attenzione e ben guidati. Dottoressa Maier, io la ringrazio moltissimo per questo argomento estremamente interessante e grazie perché oggi lei ci ha fornito tantissimi consigli. A presto. Grazie mille a voi, a presto. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.